Ok, allora, qua non so se ci sia una grotta o qualcosa, però c'è quello che adesso vi mostrerò, perché voi proprio fanno il colpo di scena, se non ci siano serpenti o simili. Ecco qua. Sono tutte queste statue di Buddha in fila. Madonna, ma fino a dove arrivano? Allora, non so cosa siano, però vabbè, c'era questa, non è un tempio, però questa galleria con, io penso che siano, boh, tipo le fasi della vita del Buddha, non vorrei dire cavolate, però c'erano delle immagini che avevo già visto in un altro tempio, quindi beh, sicuramente è qualcosa che riguarda Buddha. Continuano ancora il Buddha, minchia, ha fatto un lavorone. Ok, altre scale. Si inizia a sudare. Qua la gente non si regola, cioè io sono così e loro vanno in giro, fanno questi gradini con la felpa e il cappello di lana. Sono fuori come delle scimmie così qua. Porco cane. Ci sono quasi. Certo che se oggi è così, domani che ho 2 ore di screening da fare, sai che è meglio che mi porti una pelle nuova. Comunque sono gentilissimi loro, perché tutti quelli che incrociavo, insomma, vabbè, mi salutavano, poi uno mi ha chiesto se avessi l'acqua, perché ne avrei avuto bisogno, dei ragazzini adesso, vabbè, mi hanno fatto i complimenti per il tatuaggio e mi hanno offerto l'acqua. No, no. Oh, finora posso dire che ho trovato solo gente cortese. Presto per parlare, però io spero che sia qualcosa di spettacolare, perché cioè, se no non. Ah no, ma forse continuano di qua i selini. Comunque c'è qua un tempio e adesso vediamo cosa c'è. Infatti non è finito lì, lì c'è il punto ristoro con i rubinetti. Quando torno giù mi do una sciacquata. Altri scalini. Ce l'ho quasi fatta, sono sulla cresta della montagna. Tra l'altro ho scoperto che questa montagna qua è quella che avrei dovuto fare ieri. Guardate, io dovrei fino a lì. E quindi domani che faccio? Programmerò. Comunque non ho visto le scimmie, quelle che c'erano scritte sulla guida, che devono essere delle scimmie aggressive. Meglio così. Ciao ciao. Ce l'ho così fatta. Quello lì è il monte, cioè la cima. Adesso è tranquillo. Che non ci, vabbè, dopo ci saranno altri scalini, ma è quasi finita. Il problema è che gli scalini sono una roba, ognuno ha la sua misura e quindi non riesci a tenere il passo, non riesci a regolarti. Ci sono scalini che, cioè, fa, sì, ho trovato impegnativi io, penso loro che mi arrivano alla vita. Boh, comunque è quasi fatta. Adesso vi faccio vedere la loro simpatia. Vediamo se mi rispondono al saluto. Inglaba! Inglaba! Hi! How are you? Good, and you are pretty sweat, don't touch me! Vedi? Simpatici! Ecco le scimmie! Monkey! Look! Ah! Molto rivalato!
Ci sono anche le scimmie. Sì. Yeah. Okay. Parte il momento selfie con gli amici locali. Yes. Say yeah. Say yeah. Come here. Yeah. Yeah. Cool. Ce l'ho fatta. Ci sono quasi. Ed eccoci arrivati. Oh. E adesso godiamoci la vista. Allora, di qua mi sembra che non ci sia nulla da vedere perché è tutto coperto dalla foschia, però dall'altra parte sa che è molto meglio. E infatti, peccato. Vabbè, dai, non male. Comunque, tanto per regolarci, quella radura che vedete con dei puntini bianchi, non so se la telecamera riesce a riprenderlo, sono i Buddha che ci sono all'entrata. Quindi ho fatto tutta questa strada qua. Spero che la gente con la quale sono arrivato qua sia ancora giù ad aspettarmi, perché... Ah, ecco, vedi? Quel lago circolare invece è dove c'era prima quella montagna, cioè quella montagna, quel masso inclinato. Aspetta che di qua sta pregando. Allora, conti fatti, ho fatto anche il Adam's Peak in Sri Lanka con Filo e è stata più impegnativa a livello di tempo, perché questo qua è più basso rispetto al Adam's Peak Sripada, però qua c'era anche il fattore caldo e sudazza, che se non altro però qua sopra non fa freddo. Ricordo che sull'Adam's Peak si barbellava la sera, però la vista era migliore. Andiamo di qua, se riesco a farvi vedere cosa c'è dall'altra parte. Tra l'altro mi sono fatto male un tallone prima, ma tant'è, vediamo. Non male anche di qua, peccato per gli alberi. Vediamo, no, non riesco ad arrivare oltre gli alberi, aspetta che ci provo. Vediamo se ci riesco. Io. Se ce la faccio, no. Ma che non è abbastanza. Comunque adesso devo correre giù perché mi sa che non era prevista anche la salita nel tour e quindi loro saranno già partiti e dovrò trovare una maniera per tornare indietro. Quindi vi aggiorno. Ah, allora vi faccio, sto andando via, però giustamente da qua si vede meglio. Guardate che bello. Io direi che anche se devo tornare indietro per i cavoli miei, ne valsa la pena. Uno spettacolo. Ovviamente non mi hanno mica aspettato. Vabbè, fa niente. Adesso ho letto la guida che praticamente mi c'è scritto come arrivare qua, quindi farò il percorso al contrario e niente, devo prendere un pick up, quindi no problem. Il fatto è che sono tutto sudato, non penso che qualcuno si fermi per me, però dai, ciao. Perché quando le cose vanno male ti devi fermare e bere una birra. Ho bevuto una birra, ho chiesto informazioni, mi volevano vendere un viaggio con il mototaxi per 5.000 chat. E invece... Say hi! I'm recording, hi! Non so se li dovrò pagare, penso di sì. Però, cazzo, è un'esperienza della Madonna.
niente. I ragazzi mi hanno lasciato poco prima, 2 miglia di distanza dalla città, perché comunque loro stavano lavorando. Ho preso un taxi, 1000 charti sono 80 centesimi, 80-85 centesimi. Meglio di così. Ok, mi sono docciato tipo scrostandomi di dosso i chili di sudore e polvere. Vedo che però tra un po' mi sa che la situazione non migliorerà perché c'è polvere anche qua. Vabbè, farò un'altra doccia stasera. E niente, adesso sto andando in un posto dove in teoria dovrei riuscire a vedere un bel tramonto. Vediamo. Ok, questo è il tempio. Adesso devo andare là, proprio sul fiume. Però prima volevo farvi vedere un pochettino questo posto, anche perché non l'ho mai visto neanch'io. Super. Super brillante. Tanto visto che in fondo ci sono già i turisti, quindi sarà meglio muoversi e sgomitare per trovare posizione. Quindi faccio un breve tour veloce. Anzi no, neanche. Lo riprendo dopo il Buddha che ce l'ha, perché sennò è un casino. È una cosa incredibile. Un attimo che volevo trovare il posto per poterlo fare, che qua sto facendo le foto. Ok. No, è perché allora io la Rough Guide l'avevo usato in Sri Lanka e poi ho usato molto buona la Brass Guide, però non so, penso che sia australiana o americana, non è buona, eh? L'ho usata in Bangladesh e comunque piano il sogno, perfetto. Che ancora dopo la doccia comunque ancora non ho smesso di sudare, nel senso che ho mangiato delle cose piccanti che mi stanno distruggendo la bocca, però siamo in questo ristorante dove ci hanno portato prima come antipasto delle verdure fresche con tutte delle salse che vedete qua. Non sto spiegando tutto quanto che cosa camera. Sono le migliori secondo me, questa che è fish chutney, è tipo pesce secco con delle spezie, buonissimo. Questo qua che è la sua versione dolce, non piccante, poi questi invece che sono fiocchi di peperoncino con le noccioline. Come? Portata principale ho preso questo che è pesce secco in salsa in olio di noccioline, ok. E poi questo qua ci hanno portato che penso che sia dal, se non sbaglio, esattamente. Adesso vediamo com'è il pesce. Okay, vediamo. Buono. Il pesce secco. Cioè, nulla di speciale. Potevo prendere qualcos'altro, però vabbè.
voluto usare. Ciao.